Amici telespettatori, eh, buongiorno e ben eh, trovati. Oggi è il 4 di gennaio 2021. Apriamo questa rassegna stampa anche oggi, con eh, purtroppo la triste notizia: ormai eh, da tutti, eh, tutti siamo a conoscenza della a morte del, dell'avvocato. Francesco, l'Avvocato Francesco, siamo commossi anche noi, ci ha lasciati insomma, ci ha lasciati e quando, quando muore un amico, quando muore un uomo come Francesco, la sua morte, la sua morte ci lascia inebetiti, ci lascia increduli. Il primo pensiero è per lui, è per l'interruzione del suo progetto di vita. E poi l'altro pensiero è per il suo figlioletto che dovrà crescere senza il suo papà. E quindi il pensiero è alle conseguenze, alle profonde ferite che rimarranno nell'animo. Di questo bambino e che cambieranno radicalmente la sua vita. E poi l'altro pensiero va alla moglie e al suo dolore, al suo immenso dolore. Ancora il pensiero va ai suoi genitori, a Don Peppe Floccari a tutta la sua famiglia per lo sforzo che dovranno fare per sopravvivere senza questo nuovo figlio e poi ai parenti e ancora il pensiero va a tutta la comunità per tutti noi meno vicini siamo comunque partecipi, meno vicini anche per effetto di questo lockdown, ma nonostante tutto il merito e il lutto. E il lutto perché la morte di un giovane come Francesco colpisce tutta la comunità. Ognuno viene toccato nell'affetto, nel senso di impotenza nel dolore, in quanto essere umani in grado di entrare in sintonia con il dolore degli altri e ci spinge questa morte a riflettere e a ricercare anche un senso in questa grande perdita. Ebbene la moglie, il figlioletto, i genitori, i parenti piangono, un padre, un marito, un figlio. La comunità di San Pantelone, quella melitese, tutta l'area grecanica, tutto il foro reggino, piange uno dei migliori figli di questa terra. Una persona educata, gentile, veramente speciale. Una vita che si spegne troppo presto come quella di Francesco, toglie. Un po' di futuro e un po' di fiducia a tutti. E allora magari riflettere e pensare come poter rendersi utili, utili per alleviare la pena. La redazione di Caposuddi in apertura di questa rassegna stampa esprime la propria vicinanza a tutta la famiglia, al papà, alla moglie, al Netto. Noi sono stati troppi eh, e tanti commenti sui social, qualcuno anche di troppo, e forse prima che la famiglia venisse a conoscenza in maniera tranquilla della perdita di Francesco. E noi abbiamo preferito dare eh, semplicemente. La notizia non tornare neppure sulla dinamica dei fatti di questo incidente, ma ieri abbiamo voluto dedicare a Francesco una eh, videopoesia, insomma, eh, poetica, la preghiera di San eh, di Sant'Agostino. La morte non è eh, niente. La morte eh, non è niente, sono solamente passato dall'altra parte. Ed è quello che devono eh, pensare i genitori, la moglie, il figlio, la eh, comunità. È come se Francesco stesse nella stanza accanto, quindi noi non lo dimenticheremo mai e lui sarà sempre eh, con noi. Bene, eh, dopo questa commossa eh, introduzione, dobbiamo purtroppo dirvi che i funerali di Francesco si svolgeranno questo pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di San Pantaleone luogo di nascita, dove nel manifesto c'è scritto Demetrio Francesco Loccari, figlio, marito, padre, fratello, zio, nipote, amico, collega, avvocato, esemplare. Vadano appunto le condoglianze di tutta la comunità alla moglie Maria, al suo piccolo Giuseppe, al padre Giuseppe Floccari, alla madre Moscato, al fratello Domenico con la moglie Marinella Badalà, agli adorati nipoti Giuseppe Carmen Manuela, ai suogeri e a tutti. Ciao Francesco, andiamo avanti con la rassegna stampa eh, quotidiana con la gazzetta del sud che apre eh, naturalmente con questa notizia morte muore sui binari titola la gazzetta del sud l'avvocato procari del foro Reggino foro reggino che è in lutto notizia riportata a tutta la pagina eccola qui qui vediamo l'avvocato e il luogo dell'incidente il luogo della tragedia il tratto di ferrovia dove si è consumato il dramma vediamoci assieme l'articolo del riportato oggi dalla Gazzetta del Sud Loccari ha trovato la morte sui binari Ora gli investigatori stanno cercando di fare luce sull'episodio, ma appare sempre più probabile dell'ipotesi che si tratti di un suicidio. L'avvocatura regina perso, ha subito un'enorme perdita, un esempio di tenacia, brillantezza, prontezza, intelligenza, vivacità, apprezzato dai colleghi, dai magistrati. Da personale di cancelleria, forza di polizia, per la sua straordinaria professionalità e per le sue doti umane, lascia un vuoto profondo che non sarà facile colmare. E dicevamo, ha trovato la morte eh, sui binari della ferrovia nottetempo, in un tratto isolato a meno di un chilometro dalla stazione. Di merito di Porto Salvo. In un primo momento i social avevano postato Anna di merito di Porto Salvo. Ieri si rincorrevano mille voci. Ci sono anche tra tutti quelli, insomma, eh, che vivono di web, le persone che non hanno capito che in questi momenti l'unica cosa giusta la più santa è il silenzio il silenzio che a volte parla più di tutti quei post per dire al mondo che si avvicini a francesco un episodio che presenta comunque ancora dei lati oscuri su cui sono in corso i necessari approfondimenti investigativi per fare piena luce. A essere travolto dal treno che stava viaggiando lungo la fascia ioni che è stato appunto Francesco, 48 anni, noto penalista del foro Reggino, originario come dicevamo di San Pantaleone, una frazione di San Lorenzo, ma da anni residente a merito di Porto Salvo. Il suo corpo, finito a ridosso della linea ferroviaria dopo essere stato colpito dal treno, è stato trovato intorno alle 22 di sabato, probabilmente dietro la segnalazione del conduttore del convoglio. Ad allarme scattato, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e i carabinieri della locale compagnia hanno avviato le indagini con la Procura di Reggio di Calabria, così vediamo ecco, come sono andati i fatti. E poi è bastato un attimo insomma, per rendersi conto che mh, per il penalista, per Francesco, non c'era più niente da fare e che pertanto era inutile richiedere l'intervento del 118 col traffico ferroviario che è stato interrotto per parecchie ore, il lavoro è andato avanti fino a quando è stata disposta dal magistrato di turno la rimozione del cadavere che è stato poi portato all'obitorio di Reggio di Calabria. A circa un centinaio di metri dal luogo della disgrazia, le forze dell'ordine hanno trovato parcheggiata sotto il ponticello, nella discesa che va verso la Stella Marina, la BMW dell'avvocato. Lo stesso, secondo quanto si è potuto apprendere, aveva trascorso il pomeriggio nel suo studio legale, dove aveva ricevuto diversi clienti sorridente, come sempre, li aveva ascoltati uno a uno, consigliandoli e addirittura incoraggiandoli. Probabilmente subito dopo aveva terminato l'orario e salito sulla tua, sua, sua autovettura, si è diretto verso la zona. Nel camping arrivato a destinazione avrebbe parcheggiato e subito dopo essere uscito dall'abitacolo avrebbe raggiunto i binari. Questa morte, come dicevamo, la morte di Francesco ha letteralmente scosso l'intera cittadina meridese e tutto il comprensorio, anche e soprattutto quello laurentino, dove. Il 48enne era conosciuto dove per il suo carattere solare, i suoi modi garbati, la sua educazione era apprezzato ed anche ben voluto. Da circa un paio di anni si era sposato e aveva anche un bambino. Ultimamente sembra avesse avuto qualche problema di salute, anche se nulla poteva lasciare presagire questo drammatico epilogo. Francesco è figlio di Giuseppe, ex amministratore di lungo corso ed ex vice sindaco del comune di San Lorenzo. Francesco non ha mai nascosto la sua passione per la sua professione di avvocato. Una volta abilitato si era subito fatto notare e fatto valere con la sua brillantezza nei risultati ottenuti nelle aule del tribunale. Dove aveva difeso anche indagati coinvolti in operazione di antitrannica. Tra gli altri, il cordoglio per la sua scomparsa è stato espresso dai familiari, dal Foro di Reggio di Calabria e da tantissimi avvocati. Questo è quanto per quanto riguarda Francesco Floccari. Andiamo avanti. Con la rassegna stampa quotidiana, anche se è difficile anche per noi. La commozione a volte riesce a prendere il sopravvento, ma come abbiamo già detto, la vita continua e come abbiamo costato, in quella bellissima poesia di Sant'Agostino, la morte non è niente. Andiamo avanti con le notizie. Occhiello, detta del sud regionali calabresi al voto l'11 di aprile. Dopo il rinvio Spirilli fissa la data quindi, delle elezioni, centro-sinistra in fibrillazione, sull'idea di candidare dei magistris, insomma in Calabria continuano ad arrivare come se la Calabria non avesse personale autorevole. Con cittadini autorevoli e in grado di amministrare la propria regione. Insomma, il PD non ci sta, non siamo una colonia, ma la Calabria continua ad essere una eh, colonia. Ci sono già troppi e tanti commissariamenti, dice il Partito Democratico, che è quello che ha prodotto l'ultimo commissariamento essendo al governo è come il coccodrillo che dopo aver mangiato il piccolo piange e andiamo avanti con la notizia a tutta la pagina anti covid il come il dove il quando il governo che sta valutando le nuove restrizioni eh, giallo 7 8 arancione 9 10 torniamo ai tre colori che non sono quelli però della bandiera italiana, e poi l'assegnazione alle regioni delle fasce di rischio in base all'indice RT. E c'è anche un'ipotesi che è quella di prorogare le attuali misure fino al 15 di gennaio. Il prever insiste, giovedì riapre la eh, scuola. Anche questa è un'altra sciocchezza, mm, almeno così il punto di vista di molti esperti quindi continua il divieto di spostamento tra le regioni ristorante e bar solo da sporto nel prossimo weekend e ancora il divieto di ospitare più di una persona a casa tra amici e parenti è un'italia che prosegue sulla linea delle restrizioni delle festività di quella ipotizzata dal governo e dai tecnici per dopo l'epifania scade il decreto ne faremo un altro intanto si pensa di prorogare fino al 15 quello che già è in vigore intanto le vaccinazioni vanno a rilento ci sono troppi ritardi troppe foto di persone di, che si fanno fotografare mentre si vaccinano troppa scena poi in un apposito editoriale parleremo per esempio di merito di Porto Salvo, dove c'è stato addirittura un assembramento per vaccinare il direttore sanitario e il suo vice, come se fossero il Papa e il vice Papa, anzi, due Papa, visto che abbiamo in questo momento per la prima volta nella storia della Chiesa due pontefici in Calabria. Dice il titolo della Gazzetta del Sud: è necessaria una svolta, non basta solo fare scena. E poi l'altro articolo riguarda invece la crisi paventata di governo, la maggioranza che pressa per il conte dir, ultima mediazione per scongiurare la crisi, e Quirinale che chiede soluzioni. Non improvvisate. Concessioni a Renzi, inevitabile rimpasto. Italia Viva dice una partita ancora aperta. Quindi eh, il Movimento 5 Stelle e PD attendono la decisione di Conte con pazienza. Via via minore sotto traccia, aumentando la loro spinta. Per un governo Tirco annesso rimpasto e con qualche seria concessione a Renzi. Ma è chiaro che deve cambiare il nome del Premier per Renzi. Intanto il Quirinale frena su ipotesi deboli, poiché in piena emergenza pandemica serve un governo con una maggiore solidarietà, eh, eh, un vero programma, insomma, e non soluzioni improvvisate solo per evitare appunto il voto. Voto che nessuno vuole, intanto. Eh, si prevede in Calabria una seconda ondata. Eh, la Calabria è nella fase discendente, ma c'è un indice RT eh, un po' a rischio. Ancora vediamoci gli occhielli, sempre in prima pagina. Catanzaro pericolo: chiusura della Sant'Anna. Il caso a Proda Palazzo Campanella a Reggio L'area dello Stretto. I 100 comuni scippati di 100 milioni, eh, che ora stanno annunciando clamorose azioni legali, vedremo di cosa si tratta negli approfondimenti. A Cassano, avvolta nel mistero, la morte dell'uomo travolto nella eh, discarica, e a Crotone, espropri non pagati, una stangata di 4 milioni. Ancora in fondo alla pagina, Greta diventa maggiorenne, un regalo, i fari per la bici. La paladina del pianeta compie ora 18 anni. E poi il calcio, la Serie A. Il Milan che resta in vetta, il Crotone che dura un tempo con l'Inter, i rossoneri sbancano un benevento, i Pitagori ci incassano 6 gol a San Siro. Ok invece alla... Juve. e in Serie B oggi la regina nelle Marche, eh, Cosenza, eh, c'è da capolista nel pomeriggio in Serie B la regina ad Ascoli cerca la terza formazione consecutiva, mentre Cosenza, eh, che in casa non ha mai vinto, ospita la capolista Empoli. Andiamo avanti, sempre eh, con la gazzetta, vediamo... Gli approfondimenti il primo piano: i vaccini: i vaccini Lumaca, il governo in crisi, insufficienza e poca chiarezza. È stata la ministra Bella a dare lo scossone al governo. Qui c'è la tabella delle somministrazioni, tutto quel clamore per niente, vedete eh, le somministrazioni tra gli arrivi e le consegne. In Abruzzo, per esempio, dosi consegnati 7.900, eh, soltanto il 14% è stato eh, le persone sono state vaccinate. Eh, quindi 1.156. Eh, addirittura eh, in Calabria, invece, ehm, su 12.955 dosi, quasi 13.000, sono state vaccinate solo 453 persone, cioè il 3,5%. Insomma, non si capisce, eh, si aspettava il vaccino da tempo, ma mancano ora le siringhe, mancano i vaccinatori, manca tutto come al solito in questo bel paese. I medici dicono: si va avanti in ordine sparso e già si teme anche uno slittamento. Dei tempi poi si inizia a pensare alla fase della somministrazione di massa. Le prenotazioni via sms e applicazioni. Ma se mancano, eh, appunto, se non c'è l'organizzazione, a nulla servono le prenotazioni. Intanto a Siracusa, la dottoressa positiva dopo la vaccinazione. Ma gli scienziati rassicurano. Niente paura perché l'immunità arriva solo dopo la seconda dose. In ogni caso eh, previene l'aggravarsi della eh, malattia. Ed ancora Boris Johnson, più che in tutta l'Unione Europea, gli inglesi che alzano la cresta, ha iniettato un milione di fiale. Da oggi, via anche al farmaco AstraZeneca che Bruxelles non ha ancora approvato vediamo le vaccinazioni in Italia totale vaccinazioni 114.349 e poi lockdown di Natale continua perché eh, nonostante stia per scadere il 7 eh, l'attuale DPCM eh, c'è tra le ipotesi quello di un provvedimento ponte per il periodo che va dal 7 al 15 e quindi oggi torna intanto la zona arancione, e poi la proroga, poi tornano le fasce di nuovo, bar e ristoranti continueranno a rimanere chiusi e ci saranno anche divieti e spostamenti e riunioni familiari. Insomma, ieri abbiamo avuto 14.245 nuovi casi. Le vittime sono state 347, torna a scendere il tasso di positività che è al 13,8%. Terapie intensive sono in salita. Ci sono i contagi in 5 regioni, in seconda ondata, secondo il fisico Battiston, la Calabria è tra le 10 che sono invece in fase addirittura discendente. Speriamo abbia ragione questo fisico. Ancora andiamo avanti, non rimaniamo ancora eh, sulla gazzetta del sud, aggiorniamo la pagina, le vaccinazioni e le, le emozioni dei vaccinatori, importante pagina di storia, si, si sta facendo eh, più eh, clamore ora che quando l'uomo sbarcherà o è sbarcato sulla luna o sbarcherà su un altro pianeta e troverà esseri umani. In tre settimane la dose verrà somministrata a tutti come previsto dal cronoprogramma, secondo le promesse Belcastro in Calabria dice da oggi un'accelerata con una massiccia campagna, il delegato per l'emergenza Covid conferma i ritardi regionali, ma garantisce che entro gennaio sarà eh, protetto l'intero personale eh, sanitario. Ieri sono 5 vaccini a merito per un totale di 453 e percentuale che resta di poco superiore al 3%. Eh, ieri quindi addirittura a merito di Porto Salvo sono stati fatti solo 5 eh, vaccini. E poi il GOM di Reggio di Calabria, grande ospedale metropolitano, si mette al sicuro. Da questa mattina parte la vaccinazione degli operatori impegnati contro il Covid. Il farmaco sarà inoculato fino a coprire... Tutta la popolazione ospedaliera che avrà espresso il proprio consenso ed è già stata superata la quota 1300. Qui vediamo le persone, eh, c'è il personale sanitario eh, che eh, si sta eh, in massa, eh, appunto, vaccinando. Poi la scuola riapre dalla Locrida, un invito alla prudenza e non solo dalla Locride, mercoledì la regione scioglierà la riserva. Se si torna in aula, intanto alcuni genitori chiedono a Prefetto Mariani gli ingressi scagionati perché porta anche a minori rischi, soprattutto nei trasporti. Poi in primo piano sempre l'emergenza sanitaria che mette in ginocchio la provincia di Vibo si allarga il focolaio, Infatti, nel Vibonese comunità smatrite e servizi Inesistenti, e qui che deve pensare chi ci commissaria. Il territorio abbandonato a se stesso, non c'è nessun controllo. Attorno a Piscopio e i posti letto per i pazienti Covid, allo Iazzolino di Bimbo, sono esauriti da molti giorni. E in uno degli ospedali più disastrati della Calabria, siamo avanti alla giornata. Consapevoli che il contagio ha tranquillamente varcato agevolmente pure la trincea di quello che doveva essere il luogo di cura e che ora è diventato un pericolo infezioni per pazienti e per sanitari. Questa è la Calabria, il resto è solo messa in scena. E poi aumentano di giorno in giorno il numero di casi a Maierato e Ciromarina, dove c'è molta apprensione. Ci sono focolai sparsi un po' ovunque, quindi in Calabria sale a 25 il numero dei soggetti attualmente positivi al coronavirus, addirittura in un solo comune, in quello di Maierato. Eh, ed ancora personale covid indispensabile, Pugliese di Catanzaro che proroga i contratti. Rinnovo dei contratti per 23 professionisti è valido ora fino al 31 di gennaio. Circa 200 unità assunte con i fondi, 2,5 milioni stanziati dal governo. Intanto sono stabili i contagi: 150 316, 19 i ricoverati in terapia intensiva. Quindi sono 150 i nuovi casi registrati in Calabria. Su 1546 tamponi processati, andiamo avanti. La terapia intensiva nuova apparecchiature a Catanzaro. L'azienda ospedaliera conta su fondi per 4,1 milioni. E poi vendite vetate dal DPCM, chiusura per tre negozi. Controlli dell'arma tra Catanzaro e Soverato. Alcuni clienti avevano acquistato capi per adulti e, e prodotti non consentiti soprattutto prodotti di abbigliamento poi ancora andiamo addio Conte eh, Bis la crisi di governo avanti Conte Tir punto di domanda l'opzione di un nuovo esecutivo con la stessa guida sembra riprendere nuovamente quota c'è il pressing di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico sul tavolo ci sono il rimpasto e le concessioni a Italia Viva. Intanto per il centrodestra eh, onoio le elezioni, la coalizione resta a guardare anche se i Berlusconiani sembrano più morbidi rispetto agli eh, alleati, cioè al partito di Giorgia Meloni e a quello di eh, Salvini. Ma l'alternativa potrebbe essere... Un governo istituzionale guida Mario Draghi o addirittura Matta Cartabia. E c'è da 30 intellettuali intanto l'appello l'Unione Europea sia la prima potenza democratica. Eh, bene, lasciamo per un attimo la gazzetta, andiamo al messaggero. Eh, ritorniamo al Covid, 6 persone verso la chiusura, Virtuosi in fascia bianca, Speranza, il Ministro, dice eh, l'ipotesi e quella per il prossimo weekend in zona rossa eh, poi le scuole la riapertura che sono in Bini, con le regioni che vanno in ordine sparso bocce il ministro delle regioni dice rientro legato comunque ai ah, contagi e poi zona arancione oggi rossa domani così, eh, eh, cosa si può fare eh, poi eh, nuovamente la stretta insomma eh, non si capisce più eh, veramente quando finirà questa tragedia, andiamo al messaggero Cartaggio, La scuola riapertura in Milico. L'allarme del Comitato Tecnico Scientifico in alcune zone è pericoloso. Regioni in ordine sparso: il Lazio rinvia a giorno 11 e c'è l'intervista al ministro Boce. Il virus sta aumentando. Il ritorno in aula è quindi legato al, eh, ai contagi. Eh, poi eh, ferie e vaccini, quanto costa il paese l'attendismo alla galera e poi in arrivo limitazioni in tutta Italia, questo è l'annuncio del ministro Speranza, il quale dice eh, cambiamo l'RT e il prossimo weekend tutti in zona rossa, eh, mentre sul nuovo recovery investimenti 10 miliardi anche per Roma, per la eh, capitale. Uh, andiamo uh, avanti, vediamoci. Qualche altra notizia: la ripartenza della scuola abbiamo detto incerta, le regioni sono in ordine spasso. Il virus sta invece accelerando l'apertura, quindi della scuola legata ai contagi. Nessuna posizione ideologica, come in Inghilterra. Si può decidere poche ore prima sui vaccini. Si deve accelerare e farli anche. Di notte il Lazio è un esempio, e allora si va verso la nuova stretta con le misure anticontaggi. Nuova stretta per il prossimo weekend, eh, quando tornerà la zona rossa. E il ministro Speranza dice: che garantiremo gli spostamenti tra piccoli comuni. Un decreto ponte valido fino al 15 vieterà. Quelli invece gli spostamenti tra regioni confermati il coprifuoco alle 22 e limiti alle visite in casa. Il governo insomma aveva considerato anche l'ipotesi di chiudere fino a metà mese e poi c'è stata una mediazione, come se insomma, eh, non si capisce come si faccia a mediare eh, politicamente quello che invece dovrebbe essere scientificamente provato e adottato. E poi se regioni. Verso la chiusura, ma i virtuosi vanno in fascia bianca, cambiano i parametri, subito in vigore le nuove valutazioni. Per diventare l'ossa, basterà RT a 1,25 la proposta di Franceschini di un'aria con riaperture dai cinema alle eh, palestre, ancora personale carente eh, ai centri che non ci sono. Questi ritardi. Eh, le motivazioni per i ritardi nei vaccini tutte le falle insomma del piano per le vaccinazioni in Italia Ho usato solo un quinto delle dosi ricevute il Lazio quasi al 50% la Lombardia invece ferma al 3% il personale in vacanza non è stato richiamato tardano invece le nuove assunzioni e poi L'intervista a Claudio Cricelli, noi medici di famiglia pronti a eseguire la profilassi, ma le regioni non ascoltano. E poi la eh, campagna, così la campagna non decolla. L'intervista a Massimo Galli, servono medici in pensione. Il direttore di malattie infettive del Sacco, vaccinazione lenta, c'è da preoccuparsi, dice il professore Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco. Di Milano. Non credo dice che entro l'estate riusciremo ad immunizzare il 70% degli italiani. Intanto, l'avanzamento dell'epidemia nel resto del mondo non conforta, e presto toccherà anche a eh, noi, l'ultimo scivolone sugli infermieri in ferie, la Lega scarica invece eh, gallera. Poi andiamo alla crisi di governo con. Ora si tratta, delega 007 a un tecnico è di Maio e Orlando, vice. Eh, il Premier prende tempo, prima accordo su recovery, Renzi e i suoi. La partita è aperta avverte il cerino in mano a Palazzo Chigi. Ancora recovery più produttivo. Per Roma ci sono 10 miliardi, questa è la partita degli aiuti europei, le modifiche del tesoro, meno spesa, aumenti, eh, aumentati fondi, insomma, per gli investimenti, alla capitale soldi per metro, anello ferroviario e fiumicino, il nodo poi del eh, giubileo. Eh, e poi eh, notizie dal mondo: Trump, la telefonata di Trump scandalosa. Trovatemi 11.000 voti, la telefonata intercettata che mette nei guai il presidente uscente degli Stati Uniti d'America Donald Trump. L'audio con le pressioni per ribaltare il risultato elettorale della Georgia. La conversazione col segretario di Stato che però non cede, e poi ancora, eh, andiamo. A quest'altro articolo di cronaca, invece, eh, a Latina adagiato sulla sabbia bagnata, e lambito dalle onde che battono il litorale di Latina, da giorno uno scheletro. L'hanno trovato ieri all'ora di pranzo, eh, a un centinaio di metri da un canale. Lo scheletro senza nome giallo, quindi sulla spiaggia di Latina, il corpo in mezzo alle. Rape, forse era stato sepolto in un campo vicino, eh, non ha i piedi, era stato, non è stato possibile stabilire eh, se è un corpo di un uomo oppure di una donna. Eh, lasciamo il messaggero, andiamo al giornale.it, capri che con Ecco chi si ammala di più, Covid e geni, cosa sappiamo? Il cromosoma X la maggiore. Le disposizioni dell'uomo a contrarre l'infezione, ecco perché la donna è più eh, protetta. Ancora bufera della fase, la frase sui vaccini, la Lega si dissocia da gallera e poi Conte che vuole far saltare tutto, i 5 Stelle pronti a sostenere invece un dem alla guida del nuovo governo eh, spunta appunto per i democratici l'ipotesi. Franceschini, in caso di crisi, Movimento 5 Stelle contro Renzi e Conte. Il governo rischia la crisi, ma non andremo certamente al voto. Poi l'ipotesi mini condono per fermare le cartelle sattoriali e poi la crisi di governo che spaventa i big grillini, eh, i quali eh, dicono ora via al doppio mandato. Insomma non ne hanno mantenuta una di promesse fatte e poi la donna che asfalta conte ecco chi dà l'azione al premier c'è l'ipotesi come dicevamo di un nuovo di pcm ponte sui colori da 7 a 15 di gennaio e il medico positivo dopo il vaccino eh, la spiegazione perché può succedere bisogna arrivare a fare il secondo vaccino Mentre Pregliasco spegne le speranze scordate, i pranzi fuori nel 2021. E questo ci dice che avremo ancora tutto il 2021, e forse l'altro Natale e Capodanno, da eh, festeggiare sempre in prigione, in lockdown. Andiamo ancora al riformista, riformista, vediamoci l'apertura dal 7 al 15 gennaio il provvedimento, po il provvedimento ponte eh, di un decreto firmato da Speranza dal 7 al 15 di gennaio l'Italia tra zona gialla e arancione le regioni a rischio, spostamenti bloccati a due ospiti a casa eh, poi la telefonata di Trump e poi ancora la ripartenza della scuola il 7 di gennaio gli esperti sindacati e governatori contro la ministra Azzolina ed ancora non mancano le polemiche sulle elezioni regionali in Calabria dove secondo uh, Spirli si voterà l'11 di aprile domenica 11 di aprile eh, eh, si voterà dopo la prematura scomparsa della presidente in carica Santelli eh, ancora Italia viva contro Conte e fatto quotidiano ai cittadini stanchi di stare a casa zero risposte dal eh, governo bene torniamo ora alla gazzetta del sud andiamo eh, a completare la rassegna sulla gazzetta andiamo in calabria dicevamo eh, si torna al voto l'11 di aprile fa monta l'ipotesi di tenere le elezioni regionali il 14 di febbraio L'emergenza sanitaria in atto non lascia alternative. Il presidente Spirli sta preparando il decreto ma ha già concluso il giro di consultazioni. Soddisfatta l'opposizione, Graziano del PD, era impensabile avviare la procedura in zona rossa. Qui vediamo Spirli e Stefano Graziano. L'aula del Consiglio regionale, l'aula di Palazzo Campanella, verso il ricambio degli eletti a distanza di poco più di un anno e poi l'ipotesi eh, di candidature dei magistris scuote il partito democratico il capogruppo dem Bevacqua non ci servono altri commissari i dirigenti del partito si rivolgono a zingaretti dicendo non siamo una colonia eh, ogni tanto si ricordano i dirigenti del partito democratico come quelli dei 5 stelle fatto sta che poi ci utilizzano e ci trattano come una vera colonia. Ancora la vertenza a Sant'Anna Hospital di Catanzaro, l'affiche di audizioni, commissione di sanità sulla crisi, che investe la clinica catanzarese, saranno sentiti anche i vertici e la struttura commissariale. Il rischio di chiusura resta comunque dietro l'angolo senza appunto eh, l'accreditamento della struttura. E Poi ancora, merito di Portosalvo, abbiamo già visto la notizia sul tragico incidente eh, dell'avvocato Flocca, riandiamo invece alla cassazione che conferma l'ergastolo a Francesco Pelle e respinge quindi il ricorso di Ciccio Pakistan. che sta nel giudizio di legittimità, eh, va a consolidare la sentenza della Corte di Assise d'Appello. Eh, ancora, eh, andiamo a quest'altra notizia. Responsabilità sociale, innovazione imprenditoriale a Cosenza. I punti di partenza per il nuovo anno in Calabria, secondo Stefania Rota, presidente del consorzio di tutela dei salumi regionali. La lucida analisi fatta dall'imprenditrice sugli effetti della. Pandemia, la vediamo in questo riquadro. Stefania Rota, mentre indagini serrate dei militari dell'arma che hanno sequestrato degli oggetti affidandoli all'esame della specialisti del Ressi, il corpo di Damiano Vincenzi, 47 anni, rinvenuto la sera di Natale a Cassano, volta nel mistero. La morte dell'uomo trovato nella discarica. La vittima potrebbe essere stata trasportata e incontrata alla Sirva dopo il decesso. Le indagini sono condotte dai eh, carabinieri. Insomma, una sedia e una tovaglia sequestrate dai carabinieri. Ci sono i sospetti degli inquirenti. Di quarantenne viveva in casa con l'anziana madre. Determinanti risultati ora dell'esame autoptico. Uh, andiamo ancora avanti a Castroville l'usura posizioni degli indagati al vaglio del riesame terremoto giudiziario nella città del Pollino i magistrati del TDL chiamano a pronunciarsi sono chiamati a pronunciarsi nei prossimi eh, giorni poi a Crotone la stancata da 4 milioni il comune dovrà pagare la consistente somma per esproprio di terreni risalente al 1900 97 il caso potrebbe arrivare al vaglio della Corte dei Conti, mentre a Ciron Marina si allarga il movimento Le Lampare, sostegno alla riapertura dell'ospedale di Cariati e poi eh, a Vibbo quasi 10.000 euro per un termoscanner critiche per la cifra considerevole sborsata da un comune in dissesto. l'amministrazione dice che i soldi sono destinati a ripristinare il funzionamento delle porta Ceromarina, Boato nella notte, Minical divorato dalle fiamme, mentre sulla Capo Salvatore Arena era stato arrestato per detenzione di una pistola. Il figlio del boss patteggia la pena e torna in eh, libertà. Eh, ancora sempre sulle pagine della, della Gazzetta: Lo sport, il Milan che non molla la vetta. L'Inter è lì, la Juventus ringrassa. e il Napoli. Saro a Cagliari, bene anche Roma ed eh, Atalanta. Lasciamo lo sport, torniamo invece alla cronaca politica della eh, Calabria. Andiamo eh, alla notizia eh, abbiamo visto sulle elezioni eh, regionali non ci rimane eh, che chiudere la Z e andare al eh, giornale nazionale online Dago Spia, che apre con grasso, aldissimo e bollente c'è un personaggio da cui nel 2021 mi aspetto qualcosa di positivo. Si chiama Rocco Casalino, detto anche da Rocco Casalino. Detto eh, quello che ha creato insomma, il portavoce del primo ministro Conte, è stato di trasformare la politica in un reality show mi aspetto da lui un atto di generosità cioè andarsene da Palazzo Chigi e tornare in tv sono pronte per lui tante opportunità opinionista da Barbara D'Urso ballerino di Milli Carlucci Ostino da Maria De Filippi persino conduttore del grande fratello a coronare una grande carriera del grillino perfetto e poi questa vita è una gallera, la Lega che scarica l'assessore del web della Lombardia. Dopo le frasi sui vaccini, non faccio rientrare i medici dalle ferie per un vaccino nei giorni di festa, aveva dichiarato eh, l'assessore. Eh, dichiarazioni non condivise che non rappresentano il pensiero del governo della regione, poi. Con la stima di alcuni servono 923 giorni per immunizzare l'Italia. Rapetto! Il commissario straordinario ribadisce eh, l'ambizioso eh, progetto e obiettivo di 65.000 vaccinazioni al giorno. Ora, se si comincia oggi e non si mette mai nemmeno nei festivi, non si smette con questo ritmo fino all'ultimo giorno la parola fine alla campagna di vaccinazione prevista per il 15 luglio del 2023 la matematica non è un'opinione. e poi Berlusconi Berlusconi ha fermato tutto il banana stoppa gli indecisi di Farsa Italia pronti a salire sul carro di Conte per salvare il governo e la poltrona anche volendo, per la maggioranza alternativa di Giuseppi, Conte, non ci sono i numeri. Al Senato sono al massimo 10, non bastano per sostituire i 18 renziani. Poi cosa resterà di questa Gran Bretagna? Sergio Romano, uscendo dalla Unione Europea a Londra, rinuncia a portare con sé nell'Europa di Bruxelles un prezioso patrimonio storico del Regno Unito. Ed ancora... Il porta borse, tweet, conte, traballe ed è pronto l'affondo di Renzi, chi cederà? A chi sta nelle stanze più segrete del potere poco importa di entrambi. È pronta l'operazione Draghi per ripristinare l'ordine e riportare l'Italia nel quadro occidentale. Come Dago ha rilevato, il PD è pronto a togliere l'appoggio al governo se Conte sostituisce i voti di Renzi con i cosiddetti responsabili che sarebbero quelli che non vogliono perdere la poltrona Zigaretta e Di Maio sono d'accordo l'operazione trasformisti più che contro natura è una provocazione rischiosa un ministro del partito democratico che vuole bene a Giuseppi gli ha detto presidente lascia perdere il volpino di palazzo Chigio la punta ad avviare una trattativa occorrenza ma forse è troppo tardi bene era questa l'ultima notizia per la rassegna stampa di oggi la vogliamo chiudere invece che con la sigla eh, ricordando eh, Francesco Francesco Floccari eh, che oggi ci saranno i eh, funerali oggi alle 15.30 nella chiesa di san pantaleone eh, e noi lo vogliamo eh, ricordare vogliamo chiudere questa rassegna stampa con eh, appunto la, la poesia eh, di Sant'Agostino, la bellissima poesia dedicata a Francesco, la morte non è niente. E con questo vi auguriamo a tutti una buona giornata e a Francesco riposi in pace. Ciao Francesco. Passato dall'altra parte. È come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io. E tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l'uno per l'altro, lo siamo ancora. Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare. Parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. Non cambiare tono di voce. Non assumere un'aria solenne o triste. Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano allora, quando eravamo insieme. Prega. Sorridi. Pensami. Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima senza la minima traccia d'ombra o di tristezza. La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto. È la stessa di prima. C'è una continuità che non si spezza. Perché? Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente? Soltanto perché sono fuori dalla tua vista? No. Io non sono lontano. Sono dall'altra parte. Sono proprio dietro l'angolo. Assicurati. Va tutto bene. Ritroverai il mio cuore. Ritroverai la tenerezza purificata. Asciuga le tue lacrime e non piangere se mi ami. Il tuo sorriso. È la mia pace.